È stato un fine settimana delicato ad Acireale, quantomeno per la coalizione di centrodestra, che ricalca grosso modo la compagine amministrativa uscente. Il caso Sorace Torrisi dentro Forza Italia rimane il principale nodo da sciogliere. L'assessore, come noto ormai da settimane, ha posto il suo veto sul capogruppo del gruppo misto. Ma voci molto insistenti parlano di una telefonata la scorsa settimana tra Basilio Catanoso e Gianfranco Miccichè, in cui l'ex sottosegretario avrebbe chiesto al deputato acese di includere Torrisi in Forza Italia. Torrisi, contattato telefonicamente, non conferma ancora la sua candidatura in Forza Italia. Deciderò tra qualche giorno, ha detto l'uomo di San Giovanni, che da anni è uno dei maggiori riferimenti di Miccichè in provincia di Catania. Se Torrisi, come pare, sarà candidato in Forza Italia, Nino Sorace, il grande detrattore di Torrisi, sarà costretto a fare le valigie. Di questo e di altro si è parlato sabato pomeriggio in un vertice ristrettissimo a cui erano presenti Basilio Cataroso, Michele Diré, Nino Garozzo e Pippo Basile. Per non perdere il grande patrimonio di consensi di Sorace, che nel 2009 prese 406 voti, per lui si potrebbero schiudere le porte della lista dei 30 per Acireale, i quali avrebbero bisogno di puntelli e non potrebbero più permettersi il lusso di rifiutare grandi elettori come Sorace, uomo peraltro sempre in orbita a Catanoso. Nel vertice ristretto di sabato si è discusso anche della composizione della lista del PDS-MPA e dell'eventuale composizione della giunta da designare. Eventuali vice sindaco e presidente del consiglio saranno decisi in un secondo momento, numeri alla mano. In questo momento, però, con le frizioni da risanare e le liste da completare, per Michele Diré e per Forza Italia, le priorità sembrano decisamente ben altre.